seconda puntata di Intuito Femminile dedicata al principio di scarsità. A questo punto, perché si realizza questa struttura all'interno della propria psiche? Perché l'essere umano si trova a vivere un senso di inadeguatezza al sistema che lo circonda, perché è un sistema che lo porta sulla strada dei condizionamenti, sulla strada delle routine, sulla strada del conformismo e quindi è volto a livello sociale l'essere umano a vivere una sorta di sofferenza inconscia che si accumula appunto nel proprio inconscio proprio perché questi condizionamenti, questi limiti non vengono vissuti come esperienze da superare ma come bottiglie in cui confinarsi. A questo punto l'essere umano si sente oppresso. Allora, per rimuovere questa oppressione, perché altrimenti non potrebbe continuare a vivere, non potrebbe essere un essere sociale qual è e contemporaneamente essere un essere individuale che conosce l'essenza di se stesso, che comprende chi è davvero, proprio per evitare questo, diciamo, questa sofferenza, si chiude in se stesso e quindi nasce all'interno del suo mondo psichico questo principio. Perché inadeguatezza? Perché se si vede il mondo solo dal punto di vista delle forme, della materia, senza il significato, senza l'immissione dell'essenza all'interno di ogni veicolo formale, si vive una realtà piuttosto in solitudine, piuttosto inadeguata, perché ci sarà sempre un essere umano che possiederà delle cose maggiori rispetto a se stessi e quindi ci sarà questo confronto continuo che però non è un confronto evolutivo ma è un confronto mirato all'accumulo, cioè un confronto che fa nascere il materialismo. A questo punto, se io vedo qualcuno che ha qualcosa di più di me, preferisco che non lo abbia, perché altrimenti questo senso di inadeguatezza sociale produce in me ulteriore sofferenza. Quindi preferisco che quella persona non abbia niente. Se io non ho, tu non devi avere. E quindi la scarsità non è limitata solo al proprio mondo psichico, ma si diffonde in tutta la realtà sociale che questa persona va a vivere. A questo punto i rapporti che stabilisce con gli altri esseri umani un individuo che ha maturato dentro di sé questo principio di scarsità non saranno mai empatici, ma saranno tutti rapporti formali e quello che noi definiamo ipocrisia egoica, in cui vige la legge del do ut des: tu mi dai, ti do, se io non ti do, tu non devi avere, perché io devo essere sempre nella condizione di avere di più di te. Allora, il principio di scarsità si evolve in un sentimento piuttosto negativo, vissuto negativamente dall'essere umano, che è appunto quello dell'invidia. Perché dico negativo? Perché l'uomo, quando prova invidia, va in sofferenza e la sofferenza viene identificata e percepita dall'essere umano col segno meno, cioè qualcosa che ci fa star male, è qualcosa che ci tiene legati a questo mondo in maniera terrificante, perché non riusciamo a vedere, non solo non vediamo il senso della nostra vita, ma quello che viviamo lo viviamo male, quindi sopravviviamo. Ma questo l'abbiamo già visto in altri post. In questo post voglio sottolineare il fatto che quando si prova invidia, perché dentro di sé c'è la scarsità, si vuole togliere agli altri. Allora, se io sono nei miei confronti ipercritico, ipergiudicante e non ho una buona considerazione di me stesso, perché continuo a rimuovere una realtà che non voglio vedere, e rimuovendo questo io so inconsciamente di stare facendo un'operazione che non mi porterà all'evoluzione, ma lo so a livello inconscio. A livello conscio io rimuovo.
rimuovo questa realtà di sofferenza, faccio finta di non soffrire anche se interiormente soffro, divento ipocrita e mantengo la relazione sociale senza empatia. Quando gli esseri umani sono collegati tra di loro senza empatia, succede che sia solo uno scambio formale, non uno scambio di contenuti che possono aiutare se stessi con il confronto a migliorare, tra virgolette, la propria esperienza del limite, cioè a comprenderla più agevolmente. Quindi sono tutti meccanismi che impediscono la comprensione di se stessa e quindi la capacità di riavvicinarsi alla propria essenza, a quello che siamo veramente. Arrivederci al prossimo post!